Benvenuti a Monitor Musica, il reality che seguirà un gruppo di giovani artisti con la propria coach in vista di un'importante registrazione. Una bella voce, tecnica impeccabile e un repertorio che rispetti l'identità artistica del cantante sono fondamentali. Ma com'è possibile conquistare il successo e mantenerlo? Ascoltiamo la coach Ida De Cenvirale. Com'è possibile conquistare il successo e mantenerlo? È la cosa più dura. Come cito sempre ai miei ragazzi, l'importante non è cominciare, l'importante è rimanere sulla cresta dell'onda, perché con l'età alle volte si perdono quegli stimoli, si perde quell'entusiasmo. E magari dice: ma io ho fatto 3.000 concerti, ma non vuol dire niente, perché ogni concerto è a sé stante, ogni concerto è importante, anche se fatto nell'ultima bettola, come spesso accade ai musicisti. Dobbiamo sempre avere la stessa preparazione, e anche se si arriva a 40 anni, come la sottoscritta che ne ha 38, bisogna curare il proprio corpo, curare la propria tecnica, curare i propri capelli e soprattutto il repertorio, che man mano che l'età passa il repertorio cambia, perché cambia anche, ci sono anche dei cambiamenti vocali con le varie mute, e allora dobbiamo tenere conto di tutte queste cose e dobbiamo mantenere i nervi saldi e andare avanti nello studio. È possibile conciliare creazione artistica e marketing musicale? Il cantante dovrebbe preoccuparsi esclusivamente della propria musica o dei gusti del pubblico? David Bowie dichiara: sono un individualista che non sente il bisogno di avere qualcuno che qualifichi il mio lavoro in un modo particolare. Io lavoro per me stesso. Estratti Sala Prove. Piacerebbe fare la cantautrice? Sì, perché vorrei riportare nei miei testi, nella mia musica, i miei pensieri, le mie riflessioni e condividerle col pubblico. You got this look I can't describe. You made me feel so I'm alive. When everything has a fate, without a toy you on my side. Heaven has been a way too old. Can't find a word to. Tu, per esempio, ti trasferiresti all'estero per la carriera? Certo, mi trasferirei volentieri. Grazie alla Mad Music Talent avremo la possibilità di esibirci in concerto a Los Angeles. Poi da lì si vedrà. Ma c'è una famiglia in cui si respira aria di musica. Si tratta dei fratelli Callea. Allora, ragazzi, come vi ha cambiato questa esperienza? È sempre bello fare nuove esperienze e nel mio caso, da essere timida, sono diventata un po' più sicura. Quando la sera torno a casa amo moltissimo leggere e l'ultimo libro che ho letto è Bianca come il latte e rossa come il sangue, un libro d'amore. Like
che porto sempre con me sono un anello, un bracciale e questo meraviglioso cappello giallo, in quanto è il mio colore preferito. Ci starò, che sarai di un'altra, non so mai. Per avere successo bisogna avere anche coraggio di intraprendere decisioni difficili. Io credo che il coraggio non sia necessario solamente nelle decisioni difficili. Ci vuole anche il coraggio di salire sul palco, mettersi in gioco e esporsi al giudizio di chi sta ascoltando. Per un cantante è importante avere uno stile personale, ma come si diventa unici? Per creare il mio stile, dichiara Michael Bublé, ho pescato un po' ovunque, ma una volta parlando con Tony Bennett gli ho detto che avevo rubato anche da lui. E lui mi ha risposto, se rubi da una persona sola sei un ladro, ma se rubi da tante allora sei un ricercatore. Estratti sa la prove. Invece il consiglio più difficile che ti ha dato la coach e hai seguito però con fatica? Il consiglio più difficile è stato quello di scandire bene le parole e quello di usare le dinamiche durante una canzone. L'ultimo film che ho visto è un musical, non lo dimenticherò mai, questo è il musical Dreamgirls. È proprio guardando questo musical che ho scoperto la mia canzone preferita, dal titolo End and Telling di Jennifer Hudson. No, dream would be satisfied. I'm always gonna work out this time. Cambiato il tuo modo di cantare? Ho avuto modo di conoscere una coach molto brava che appunto mi ha aiutato con delle nuove tecniche e quindi mi ha insegnato ad utilizzare meglio la tecnica del diaframma, la respirazione. Tutto quanto è fermo a te, tanto il resto cambia, vivrò ma non vivrò mai. Mille volte. Ma tu per esempio come ti senti? Pronta per questa registrazione? Io non mi sento proprio al massimo della forma, ci sono dei passaggi che devo rivedere, però spero di riuscire a dare il meglio di me. Rimasto cura sarà niente.
up on the table so we dance all night. Get up, get up, don't let you rest. Un mio difetto è avere sempre ragione, mi piace avere ragione. Un mio pregio è essere molto dolce e altruista con la gente. E con questo è tutto, visitate la pagina Monitor Musica sul sito www.monitorteatro.it. Arrivederci alla prossima puntata!